Sensibilizzare e promuovere l'uguaglianza di genere nel mondo lavorativo affinché le donne possano esprimere il loro massimo potenziale affermando pienamente il loro ruolo di risorsa primaria per lo sviluppo del Paese. Con questo obiettivo lo scorso fine settimana si è tenuto a Fano all'interno della sede di Forza Italia l'evento di Azzurro Donna Marche dal titolo Il valore delle donne nell'imprenditoria e nel mondo del lavoro, organizzato dalla coordinatrice regionale Maria Adele Girolami insieme alla coordinatrice comunale di Fano, Fiammetta Rinaldi, candidata alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Nonostante i progressi ottenuti, le donne imprenditrici e lavoratrici si trovano a dover gestire un carico doppio di lavoro, no? Combinando delle responsabilità sia lavorative che familiari che domestiche. Ma ancora devono attraversare ostacoli molto significativi e quindi serve un cambiamento culturale che favorisca e valorizza le donne a tutti i livelli e un impegno collettivo e soprattutto normativo che favorisca l'uguaglianza di genere e un accesso equo alle carriere imprenditoriali e lavorative dalle donne. In occasione di questo appuntamento l'imprenditrice fanese Lucia Montagna ha portato la propria testimonianza. L'Europa delle donne, sono fortemente convinta sul valore aggiunto che possono avere le donne all'interno delle aziende. Io per prima faccio conoscere l'azienda nei molti paesi d'Europa, ormai da 15 anni e siamo la terza azienda in Europa. Sposo fortemente Azzurro Donna perché mi trovo coinvolta principalmente in qualità di donna, in qualità di futura imprenditrice, ma siamo un po' tutte imprenditrici da quando hai una famiglia, no? Quindi una donna è vissuta sia nel lavoro di famiglia sia nel lavoro di tutti i giorni, no? Professionale. Quindi penso che Fiammetta sia un ottimo riferimento. Primo per esperienza professionale e poi come esponente per tutte le donne, imprenditrici e non. Diversi gli esponenti politici, i presenti e gli interventi. All'incontro c'era anche Graziella Ciriaci, candidata alle elezioni europee. Parlare delle donne all'interno del partito, ma delle donne in generale, all'interno delle imprese, è stato un appuntamento veramente bello. Sono ovviamente un'imprenditrice oggi. E sono comunque stata già in politica, ho fatto delle esperienze molto abbinate tra loro, non mi sento una solo politica ma neanche solo un'imprenditrice, sono una persona che vive il territorio, lo vive a 360 gradi, lo vive all'interno della propria famiglia, lo vive all'interno della propria azienda e lo vive da sempre all'interno del proprio partito. Sono l'unica, ringraziando tutto il nostro partito e in particolar modo il nostro Antonio Tajani, sono l'unica donna candidata nella regione Marche